Allora, abbiamo collegato con noi il nostro secondo gradito ospite di questa puntata. Lo ringrazio di cuore, è sempre un grande piacere avere con noi Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio! Ciao a tutti, ciao Nicola. Ciao Fabrizio, buonasera, grazie come sempre. Guarda, la prima domanda è molto semplice. Parte una nuova era per la Juventus. Tu hai vissuto una metamorfosi nel 1994. Che ne pensi, le tue sensazioni? Mi auguro che possa ripetersi quello che è successo nel 94, che con questa nuova società, con questo nuovo ribaltone, la Juve possa ritornare ai fatti di una volta e quindi creare qualcosa di importante. Io credo che ci siano tutti i presupposti per poter far bene. Andrea Agnelli è una persona che credo che abbia, nonostante la sua giovane età, ma si è stato sempre dietro a suo papà e ha vissuto quell'era lì in maniera molto profonda, e credo che abbia quell'esperienza, nonostante sia lui in questo momento il presidente per la prima volta, riuscire a fare qualcosa di importante. Che cosa pensi di Gigi Del Neri, Fabrizio? Come allenatore credo che abbia, le sue squadre gli hanno sempre espresso un grande gioco, questo 4-4-2 credo che sia stato entusiasmante già dai tempi del Chievo, dove si è fatto conoscere, quindi credo che possa portare quantomeno una tipologia di gioco che possa entusiasmare i tifosi del Paese. Sullo stesso tempo dobbiamo cercare di fargli sentire tutto quel calore, quella fiducia importante per poter lavorare con la massima tranquillità, perché credo che facendogli sentire tutto il nostro calore, la nostra stima nei suoi confronti, lui credo che possa lavorare anche con molta più tranquillità per poter riuscire a creare quel progetto che tutti noi ci aspettiamo, quindi quelle vittorie che ci auguriamo tutti noi. Certo, ma cosa è accaduto secondo te quest'anno? Perché abbiamo toccato il fondo? Sono diverse le componenti, è difficile, è una domanda difficile, lo so. Giudicare da fuori, credo che sia anche inopportuno dare giudizi quando non conosci bene la situazione. Certo. Io credo che siano venuti a mancare diverse cose, dalle performance dei giocatori a qualche attenzione da parte della società, da tutta una serie di motivazioni, a iniziare anche dalle giustificazioni plausibili che potrebbero essere i tanti infortuni, forse anche la mancanza di esperienza da parte della nuova società sotto il punto di vista di situazioni difficili da gestire. Dimentichiamoci che la nuova società ha sempre gestito situazioni difficili, sì, ma quelle della Serie B, dove c'aveva un valore tecnico totalmente diverso la squadra dalle avversarie, e soprattutto poi con l'avvento di Ranieri negli anni che doveva conquistare la Champions League, c'era talmente entusiasmo che hanno portato magari a sopperire anche qualche carenza. Dove subito la Juventus ha cercato di fare un campionato esponendosi in pratica come candidata numero uno insieme all'Inter a vincere lo scudetto al Milan, e lì ha pagato il dazio, e credo che lì sia venuto a mancare un insieme di cose. Non credo che si possa dare la colpa a un solo singolo, o solo alla società, o solo ai giocatori, o solo all'allenatore, quindi credo che un insieme di cose hanno portato alla mancanza di risultati. Tu lo tratterresti Trezeguet a Torino, Fabrizio? Sicuramente è un giocatore straordinario degli ultimi 20 che io sicuramente io fossi il direttore sportivo cercherei, con tutto il rispetto, di magari di vendere altri tipi di giocatori. È anche logico che la Juventus deve acquistare un attaccante che ti garantisce 20 gol a stagione, quindi 20 gol in campionato, quindi ha bisogno urgentemente di un giocatore che sappia fare reparto da solo, perché anche abbiamo visto Trezeguet in questi ultimi periodi è venuto anche a mancare sotto il punto di vista fisico, i tanti infortuni hanno condizionato anche il suo rendimento. Senti, una domanda sempre riconducibile all'attacco degli amici di vecchiasignora.com. Michel Leroy ti chiede come vedi il reparto attaccanti della Juventus. Quest'anno è stato il reparto più deludente. Pensi che un solo innesto possa bastare per tornare ad avere un attacco competitivo? Ma è un solo innesto, non so se possa bastare. Io credo che per colmare certe situazioni ci
voglia soltanto grande voglia di sacrificio, umiltà e tanto entusiasmo. Io credo che quando poi si arriva e si fallisce da una stagione ci sia una grande voglia di riscatto da parte anche dei giocatori stessi, perché non bisogna dimenticare che Trezeguet, Amauri, Iaquinta, De Piero sono tutti grandissimi giocatori che hanno grandissime qualità, e l'aver fallito quest'anno può essere anche un punto di forza per la Juventus per il prossimo anno, cioè ripartire con quell'entusiasmo e dimostrare a tutti quanti che questa gente è veramente attaccata alla maglia, che voglia far bene e che voglia riscattarsi da un anno così deludente. E quindi prima di disfarmi di un giocatore che magari sulla carta quest'anno i fatti abbiano dimostrato che non ha reso al massimo, però bisogna capire che magari cedendolo si potrebbe perdere un giocatore importante, vendendolo magari anche a metà prezzo del valore che potrebbe valere. Allora un'altra domanda, te la giro, poi c'è un omaggio per te. The Legend, chi preferisci tra Dzeko e Pazzini? Ti chiede. Una bella domanda, è logico che dalle dichiarazioni di Marotta lui ami in pratica giocatori in Made in Italy, ho letto, ha sbandierato più volte questa sua passione per il Made in Italy, e Pazzini è un giocatore straordinario. Io ho visto più volte Dzeko a giocare e credo che mi ha fatto veramente un'impressione straordinaria, un giocatore completo, capace di fare qualsiasi tipo di gol in qualsiasi momento, straordinario nel gioco aereo, bravissimo nel proteggere la palla, cercare di fare la reparto da solo, quindi è un giocatore molto forte, però credo che il Made in Italy sia sempre una garanzia, quindi Pazzini possa dare quel qualcosa in più magari nella Juventus del prossimo anno. Concordo con te, domani è il 22 maggio, ascolta un attimo, questa è la nostra dedica. E bene con la sua stazza fisica il pallone, dando la possibilità poi ai centrocampisti dell'inserimento. Attenzione, c'è un po' di imprecisione, Ravanelli, attenzione, attenzione, gol! Siamo al 12° minuto, gol di Fabrizio Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0. Ci ha creduto fino alla fine, un'indecisione di Frank De Boer, ancora con Baldassarre. Ti voglio bene Fabrizio. Grazie Nicola, grandissimo. Grandissimo ricordo, grande emozione, l'emozione ancora di sentire. La voce di Bruno Longhi e Salvatore Bagni esultare insieme a tutti noi juventini per quel gol straordinario che rimarrà per me fino al giorno che avrò la fortuna di vivere. Senti, ma mi spieghi, è stato un attimo, quando ti sei accorto che De Boer era incerto, ti sei infilato, hai realizzato uno dei gol più belli della storia della Coppa dei Campioni, almeno per quanto riguarda le finali, perché io è stato un gol straordinario Fabrizio. Sì, è stato un gol straordinario, io avevo seguito spesse volte la facilità e la presunzione della difesa dell'Ajax nel proprio campionato, perché dominava il largo e il lungo, era una squadra straordinaria e qualche volta abusavano dei loro passaggi, della loro facilità tecnica, e quindi ho creduto in quella palla, ci sono andato e credo che poi la mia testardaggine mi ha portato Fabri, a fare un gol. Sottolineiamolo che l'hai buttata dentro con il destro. Sì, infatti, ma i gol più strani di solito si fanno sempre con il piede meno forte, no? Sì. Con il destro ho fatto diversi gol importanti, il primo quello lì credo che sia... Senti, guarda, faccio una battutaccia da juventino proprio. Ci può essere solo un 22 maggio per Luis Van Gaal. Amaro. Sì. È una battuta. Speriamo. No, dai, veramente. È una battuta. Guarda, sono molto sportivo, ma domani avrò il frigorifero pieno di Wüster e Crauti, Fabrizio. Ho capito, va bene. Ciao Fabrizio, un abbraccio in bocca al lupo. Ciao Nicola, un abbraccio a tutti. Grazie, ciao caro, ciao. Ciao.